Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, i terminati del mese di agosto. Nel frattempo mi vedete truccata, sistemata e imbellettata perché sto aspettando il mio papà che mi viene a prendere perché devo andare a comprare, ovviamente, devo andare a fare la spesa e devo andare a fare un po' di rifornimenti. Quindi nell'attesa ho deciso di registrare questo video di questo mega saccone. Ho finito anche questo mese tantissimi, tantissimi prodotti. Ma cominciamo subito e non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, ho terminato il Rio Melaceto, questo qui in bottiglia, che sinceramente non l'avevo mai provato in bottiglia, ma sempre comprato con l'erogatore. E devo dire che comunque è uguale, cioè nel senso ha comunque la stessa funzione, solo che invece di essere 750 ml, non mi ricordo quanto ce ne sia nell'erogatore, è 1 litro 2,50, quindi. E quando fu l'ho preso in offerta a 99 centesimi, quindi devo dire che se lo ritrovo me lo riprendo così, anche perché l'erogatore del Rio Melaceto è un disastro e a me non piace. Infatti l'ho messo in un altro erogatore che funziona meglio e quindi vabbè, questo lo sappiamo, è uno dei miei preferiti e quindi andiamo avanti. Sempre con Rio Bumbu, questa volta per pavimenti, questo qui è quello blu al talco. Bocciatissimo, non mi piace assolutamente. Rispetto a quella alla lavanda è un disastro. Allora, già come comunque prodotto per pavimenti non mi fa impazzire. E mettici pure che c'è scritto lungo e senza profumo, ma non è così, sinceramente. Quella alla lavanda è persistente, si sente tantissimo ed è buono. Ne ho ancora un po' e ne parleremo quando lo termino. Questo qui, sinceramente, bocciato via, non mi piace assolutamente. Poi il Cif, questo qui gel bagno, mi sono trovata benissimo, era un po' che non lo acquistavo, sinceramente penso che se lo trovo lo vado a ricomprare. Questo qui è quello senza candeggina, proprio classico, quello lì a gel profumato ed è buonissimo, azione anticalcare, devo dire che fa il suo dovere alla perfezione, almeno per quanto mi riguarda mi sono trovata bene, quindi promosso. Poi, questo qui, questo Quasar acciaio. Allora, io non sono una fan della linea Quasar, che per carità sono degli ottimi prodotti, però io non sono una gran fan, non mi trovo chissà quanto. Però questo qui dell'acciaio, devo dire, anti-macchia, anti-goccia, protettivo. Devo dire che ha il suo buon risultato e mi è piaciuto abbastanza. Cioè, nel senso, io per l'acciaio uso anche il Rio Melaceto, però rispetto al Rio Melaceto, questo qua fa il suo lavoro alla perfezione, quindi promosso. Poi, se vi ricordate in uno svuota la spesa del mese scorso, no, in uno, quello del mese scorso, detersivi, acquistai questi panni catturapolvere della Super 5. Non sono malaccio, ma sicuramente non li vado a ricomprare, non mi hanno fatto impazzire, per carità sì, catturano la polvere, però questi buchini che hanno nel tessuto, sinceramente, a me non sono piaciuti. Quindi, per quanto mi riguarda, bocciati. Cioè, se dovesse succedere che non trovo e dovessi ricapitare questi, ok, li prenderei pure, però andare a comprare questi, assolutamente no. Poi, vabbè, sì. Bio Presto, che sempre il mese scorso acquistai lo scatolo con tre bottiglie con il formato convenienza, ne ho già terminati due, c'è scritto lì 8 mesi di bucato, ma dove? Io ne ho già terminati due, ne ho uno ancora sano, però il Bio Presto comunque mi piace tantissimo, profuma tantissimo, mi trovo benissimo, quindi dopo tutti questi pregi devo dire promosso. Poi, questo detersivo per piatti acquistato da Ard della marca Ionix,
non è male, mi sono trovata abbastanza bene. Formula aceto antiodore, cioè aceto formula antiodore. Mi sono trovata abbastanza bene, se dovesse ricapitare comunque lo ricompro, quindi promosso. Poi sempre, ah, poi c'è un altro detersivo per piatti, questo qui Scala, credo che io abbia preso in un altro negozio, ma non mi ricordo quando, perché l'ho terminata adesso, perché ne avevo utilizzato la metà e l'ho lasciata l'altra metà per la riserva che mi è servito, ma assolutamente non mi piace, igienizzante con bicarbonato, ma assolutamente ha un'azione priva di azione. Cioè, nel senso, non lo metti nella spugna, puoi lavare una cosa sola e va a terminare, quindi super bocciato. Assolutamente non ve lo consiglio, almeno questo blu non ve lo consiglio, perché poi ci sono altre fragranze. Vabbè, passiamo avanti. Non è perché vi faccio vedere sempre gli stessi prodotti, ma perché con la raccolta differenziata raccolgo tutte insieme. E comunque vi dico che ho terminato un riazzurro, che è sempre uno dei miei preferiti, e ormai lo sapete. Poi, sto cercando, ci sono tanti prodotti beauty come detersivi, credo che manchi questo. Ho terminato questo deodorante per la casa. Questo qui è l'imitazione del felce azzurro, deodorante felce azzurra. E devo dire, questo qui lo si trova sia da acqua e sapone che da Eurospin. Sinceramente, mi trovo bene. Al momento sto utilizzando quello con la fragranza arancione, che non mi ricordo come si chiama. Questo qui si chiama Prestige Cotone del Paranà e sinceramente è buono, mi trovo bene, il profumo persiste e dura qualche ora. Comunque mi trovo bene, ve lo consiglio tantissimo. Poi, questo ammorbidente che io comunque con il Fabuloso non ci vado assolutamente d'accordo, perché tempo fa lo acquistai non una volta ma più di una volta, perché pensavo che il problema fosse mio e invece no, mi lasciava nei capi scuri delle macchie, non questa linea, ma il Fabuloso classico, classico Fabuloso, quello che c'era prima. Questa nuova linea che io ho visto in un video di Nicole Gimondo, che penso che conoscete tutti. E lei era talmente entusiasta che comunque mi ha convinto, e quindi mi trovavo quel giorno d'acqua e sapone. Infatti non l'avete visto in nessuno svuota la spesa, perché ero lì per comprare una cosa, ho visto questo e mi sono ricordata del suo video e ho detto vabbè, lo voglio provare, perché lei l'ha provato e l'ha recensito, ha detto che si trovava bene, quindi ho detto se ci dovessero essere delle macchie, cioè non penso che si sarebbe trovata bene, quindi l'ho preso e devo dire che mi sono trovata benissimo, aveva ragione lei. Ha un profumo spettacolare, anche se c'è il cocco, non persiste tantissimo il cocco, ma persiste la vaniglia e miscelata col cocco una fragranza buonissima. Quindi devo dire che mi sono trovata benissimo. E insieme a un altro ammorbidente che ve ne ho già parlato, sono i preferiti del mese. Quindi lo lascio qui e vi faccio vedere subito il nuovo Lenor Capri, che ve ne ho parlato sia su Instagram. Anzi, se non mi segui su Instagram, qui Zava in Pensione trovi il mio nome, seguimi anche su Instagram. Ne ho parlato su Instagram, ma anche in un video vi ho accennato qualcosa, che questo è il nuovo Lenor Capri, cioè sia il Capri che il Portofino. Allora, il Portofino io lo annusai quando ho comprato questo e non mi ha fatto impazzire, siccome comunque ne avevo già di ammorbidenti a casa, ho deciso di non prenderlo, ho detto vabbè, magari in un altro momento, la manina di Auri, in un altro momento magari lo prendiamo. Quindi devo dire che provatelo, perché spiegarvelo così non ha senso, cioè proprio no, non si può, è bellissimo, è profumatissimo. Io questo qui non l'ho ancora trovato da acqua e sapone, però se lo dovessi trovare sicuramente, sicuramente lo vado a ricomprare. Poi ho terminato questo deodorante, ecco, l'ho appiccicato dietro e non tolto direttamente, così vi facevo vedere anche la fragranza. È vaniglia e monoi. Allora, l'odore si sente ancora, è bellissimo. Il profumo, dicevo, è bellissimo, però 2 giorni dopo di ciò non, almeno per quanto mi riguarda, mi ha deluso tantissimo, non me l'aspettavo, pensavo durasse magari una settimana.
quindi sinceramente bocciato. Allora, con i prodotti della casa abbiamo terminato e andiamo. Cioè abbiamo finito tantissimi bagnoschiumi perché le docce non vi dico, vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo terminato che se vi ricordate in uno svuota la spesa ve li ho fatti vedere. Questi qui della Palmolive sono fantastici, sia questo che questo, ma questo qui fucsia che al mora, vaniglia e frutto del drago. Vabbè, che c'è pure disegnato. Mora, vaniglia e frutto del drago. Bellissimo. Questo qui è un po' più fortino, però sicuramente trovandoli in offerta li vado a ricomprare. Ve li consiglio tantissimo se non li avete provati. Acquistateli perché ne vale veramente la pena. Sono un 600 ml di prodotto, ma durano un bel po'. E poi abbiamo finito anche un Mantovani che ve ne ho parlato tempo fa anche in un video di prodotti terminati. Questo qui all'aloe vera avocado. Quindi ve ne ho già parlato. Se siete curiosi, andate a vedere quel video. Però ve lo volevo far vedere che era terminato. È sempre di questo che ve ne ho parlato anche in un altro video. Questo qui della Borotalco. Questo qui è vaniglia e ambra, ve lo consiglio tantissimo, è spettacolare anche questo. Poi, ma abbiamo finito 5 bottiglie di bagnoschiuma, allucinante, questo qui, questo Pino Silvestro, vabbè, Pino Silvestro, questo Pino Silvestre Uomo Black Musk, che sempre l'ho già recensito, ma ovviamente me lo trovo qui, ve lo faccio vedere e ve lo consiglio tantissimo. Recensito da mio marito, ovviamente perché è per uomo, però si trova bene, lo vuole sempre ripreso. Poi ho finito questa bustina di Dove per le mani, ormai lo sapete, è una dei miei preferiti, quindi assolutamente promossi. Poi, vabbè, uno shampoo Dimension che sapete, anche questo io ormai lo prendo sempre per Guglielmo, ma lo utilizzo anche per Aurora, i capelli morbidissimi, vabbè. Papà e figlia hanno gli stessi capelli, quindi era per questo il risultato. Poi vi volevo far vedere questo profumo che ho acquistato da Acquestapone, che è per uomo, e ha la fragranza tipo del One Million, così l'abbiamo acquistato per metterlo giornalmente. Mio marito si è trovato abbastanza bene, ha un prezzo di 5 euro, 5,50 euro, non li supera, e si è trovato abbastanza bene, ve lo volevo far vedere. Poi ultimi due prodotti, il dentifricio, questo qui 4D è blu dentro. Questo qui della Per Drops mi sono trovata abbastanza bene. Questo qui promette rimuove le macchie di nicotina e dona un alito puro e fresco. Devo dire che non ho grandissimi problemi di nicotina, però meglio prevenire che curare. Quindi ve lo consiglio tantissimo, mi sono trovata abbastanza bene. Poi come ultimo prodotto, prodotto Avon, quest'acqua micellare. Mi sono trovata abbastanza bene, solo che se la utilizzo tutti i giorni mi dà fastidio agli occhi. Però come funzione è ottima, però questa cosa è una cosa personale, magari a me dà fastidio, ad altre persone no. Devo dire che per rimuovere il trucco è fantastica e mi sono trovata abbastanza bene. Quindi i prodotti sono terminati. Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di lasciare un like, commentate giù. Vi mando un grande bacio perché devo scappare, devo andare a comprare le cose e poi registrare un nuovo svuota la spesa. Quindi vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!